Qual è il segreto di Meghan Markle che le permette di avere un corpo così perfetto? Ecco la dieta a cui si sottopone. La duchessa del Sussex è riuscita ad ottenere la notorietà anche per via del suo approccio olistico con la vita. Sappiamo infatti che lei insieme al principe Harry hanno cresciuto i loro figli Archie Harrison e Lily Beth Diana all'interno di una villa situata nella California meridionale, molto più precisamente al centro di Montecito, dove non mancano anche dei polli. Spesso infatti è capitato che all'interno del blog in cui Meghan parlava dello stile di vita prima di incontrare il principe Harry, spesso ha fatto riferimento al benessere e alla sua condizione di salute. Inoltre, il lancio del suo ultimo marchio, l'American Riviera Orchard, non ha fatto altro che consolidare ancora di più tale aspetto. Per il momento infatti è questo un progetto a cui interno sono state messe a disposizione delle marmellate in edizione limitata. Ma qual è il segreto di Meghan Markle che le permette di avere un corpo perfetto? La dieta ferrea che segue Meghan Markle, ecco come fa ad apparire perfetta. In Finding Freedom possiamo leggere quelle che sono le abitudini di Meghan Markle, al punto che sappiamo che la duchessa del Sussex tutte le mattine beve una tazza di acqua calda e una fetta di limone. In seguito la sua colazione è formata da avena tagliata in acciaio insieme a banana e sciroppo di agave per dare un tocco di dolcezza. Inoltre ha anche confessato che il suo scopo è quello di mangiare più sano possibile, evitando così alimenti che potrebbero farla sentire pigra o letargica. È stata lei stessa infatti a confessare di mangiare molto pesce e verdura, anche se si descrive anche come una buon gustaia. In occasione di una sua intervista alla rivista Best Health ha fatto riferimento anche alla sua volontà di diminuire il consumo di carne così da avere la possibilità di rilassarsi nel weekend. Cerco di mangiare vegano durante la settimana e poi ho un po' più di flessibilità con ciò che mangio nei weekend. Meghan ama molto il succo verde, una bevanda che le va a conferire la dose pomeridiana di caffeina di cui ha bisogno. Inoltre, nel momento in cui è stata intervistata da Today, ha rivelato che secondo lei è molto semplice cadere alla tentazione di prendere un caffè alle 16 anche se, con il suo frullato di cavolo, spinaci, zenzero e limone, riesce a gestire il desiderio di caffè ottenendo anche una spinta migliore di una tazza di espresso. Per quanto riguarda l'alcol, sappiamo che alla fine di una lunga giornata non disdegna un bicchiere di vino rosso, mentre il suo spuntino preferito è il burro di arachidi e mele.